Intervengo qui nella mia duplice veste di responsabile nazionale del CGIL per le politiche per i nuovi diritti. Avrei forse dovuto intervenire ieri, ma insomma non mi sembrava il caso di intervenire due volte, e naturalmente come membro del comitato direttivo di certi diritti. E io amo moltissimo questa associazione fin dal suo inizio, fin dalla fondazione sono stata presente e ho cercato in tutti i modi di lavorarci, e tenevo molto a dare un riconoscimento ai compagni e alle compagne di certi diritti per tutto il loro impegno, perché dietro a tutto questo grande lavoro, cioè, ho sempre trovato una profonda sincerità, un profondo attaccamento alle battaglie che stiamo facendo, e come dire, mai una posa, mai un calcolo che non fosse quello di portare a casa dei risultati, a volte molto forti come le ultime sentenze. E comunque anche per il rapporto che c'è tra noi, di grande rispetto, abbiamo a volte delle idee diverse, però c'è sempre stato affetto e rispetto, e quindi io questo tenevo molto a sottolinearlo, perché non è poi così frequente nel mondo associativo. E tra l'altro tenevo anch'io a fare un saluto a Gabriella, che con tutto il lavoro che si assume, poi purtroppo per gravi problemi personali non è qui, ed è il primo congresso che non la vede, sicuramente la vede partecipe, ma non la vede presente qui. Io vorrei dunque fare un accenno al discorso della legge sulle unioni civili. E devo dire che questo dibattito parlamentare partitico che si è scatenato ha raggiunto livelli di tale schifezza che non ha niente a che vedere con la politica, e che il fatto di essere partiti già con una forte mediazione che non piace nemmeno ai firmatari della legge, come spesso ci hanno confermato, ci dice che probabilmente tant'era meglio partire dal discorso del matrimonio, tanto peggio di così non poteva succedere, cioè peggio delle sentinelle in piedi, dei discorsi che fa Giovanardi, di tutto quello che si è scatenato, adesso ho visto anche a livello personale contro la Monica Cirinnà, cioè dei livelli di meschinità, di ignoranza, di menzogna che, come dire, non poteva essere peggio, e dispiace che tutta questa battaglia si faccia per una sorta di mediazione a ribasso. Naturalmente noi ci fidiamo di quello che ci dicono lo giudice e Monica Cirinnà, che se questo progetto di legge venisse scalfito per una virgola, anzi per una mezza virgola, vada immediatamente ritirato, perché non è concepibile che nemmeno una sfumatura in diminuzione possa essere accettata e possa andare avanti con il nostro avallo. Per tornare al discorso di certi diritti e dell'attività di certi diritti, io la vedo come una grande battaglia verso il riconoscimento dell'autodeterminazione, anche di autodeterminazioni a volte non così facili da comprendere, ma comunque autodeterminazione, libertà e soprattutto laicità, senza gli innamoramenti bergogliani che tanto offuscano il cielo di Torre Argentina, che non sembra veramente. La ricerca di
città, appunto, è anche se non tanto a parole, ma proprio nei fatti, è assolutamente tangibile e sistematica dentro l'attività di certi diritti, che va oltre il discorso delle minoranze, cosiddette minoranze sessuali, va sul fronte della prostituzione, va su qualunque fronte. Adesso penso che non si tirerà indietro sulla battaglia per l'eutanasia e per le altre battaglie che mettono sempre la libertà e il diritto della persona in prima fila. Mi consentirete di dire una parola su un accenno piuttosto sgradevole che è stato fatto ieri sulle politiche della CGIL, perché trovo sia abbastanza ingeneroso. Si parlava di prostituzione e di una posizione becera espressa da alcune rappresentanti della CGIL a Milano, cioè abolizionismo anche piuttosto sfacciato. Allora, io vorrei dire, è vero che dentro di noi, dentro all'organizzazione, che è molto vasta, come voi sapete, sono 5 milioni e mezzo di iscritti, con tutti i relativi castelli, i direttivi, eccetera, è vero che non c'è una posizione tranquilla e acquisita, che ci sono queste posizioni, io le chiamo pseudofemministe, che anche al nostro interno e anche all'interno della sinistra in generale si fanno molto forti anche di alcune ultime risultanze delle politiche europee, dei movimenti europei sull'abolizionismo o sulle posizioni svedesi di penalizzazione del cliente, eccetera. È vero, però quando si parla di queste grandi organizzazioni bisognerebbe tenere conto non tanto dell'uscita di un paio di persone in un consesso o anche di più, ma insomma bisognerebbe tenere conto dei documenti congressuali, e i nostri documenti congressuali sono tutti in parte rivolti a chiedere che si accettino le politiche per la riduzione del danno, se noi parliamo di un certo tipo di prostituzione, e le politiche per il riconoscimento dell'autodeterminazione, e sono passati nei congressi all'unanimità. Quindi è quella la posizione del sindacato, e la grande battaglia che facciamo noi, diciamo libertari, per fare un discorso breve, ha bisogno di sostegno e non di fraintendimenti e di, come dire, uscite ingenerose. Chiudo dicendo, appunto, la discussione sul disegno di legge Cininna. Io credo, avendo partecipato fortemente, abbiamo anche con Schuster curato un testo, credo che per la prima volta viene messa in primo piano non tanto la coppia quanto la genitorialità. In questo senso io credo non ci possiamo permettere di boicottare questo disegno di legge, anche se, appunto, come ho già detto e come tutti abbiamo detto, è assolutamente insufficiente e che aprirà forse una strada su cui bisognerà tantissimo lavorare. Ma davanti al problema di figli che sono nei numeri ufficiali dell'Istat oltre 100.000 bambini, davanti a questo problema che è assolutamente laico e assolutamente avversato dalle sottane, come le chiama Nicolino, viene prima questo diritto di tante nostre, come dire, esigenze politiche, e quindi io credo che così com'è, senza la minima variazione, certi diritti debba comunque appoggiare questa discussione e unirsi a chi sta lavorando, Expo Your Love, insomma tante
associazioni che su questo punto avrebbero finalmente trovato una forma di collaborazione. Grazie. Brava.